Allora, eccoci arrivati a questo quarto fottutissimo giorno di Luca Comics. Io non ce la faccio più. È un incubo. Ieri è stato un macello. Oggi andremo giù con i pugni spianati. Faremo le ultime cose e poi finalmente torneremo a casa. Vedremo come andrà avanti la giornata. A dopo. Quarto appuntamento con Dario Moce e Smash Bros. Ciao Dario. Ciao. Vogliamo continuare col bollettino medico, visto che ogni giorno sei informato sul tuo stato di salute precario. Sì, no, ora la voce l'ho quasi recuperata, ho sempre il raffreddorino, però mi sta passando. Poi c'ho il naso devastato perché a forza di soffiare si è crostificato, diciamo. Bellissima immagine. Un'immagine esatto, spettacolare. Esatto. Allora partiamo con la solita partita, poi chiederemo chi vuol giocare e nel frattempo Fabio ci aiuterà a fare un po' di domande. Hai ragione. Quindi io vado sempre di Little Mac, tanto il risultato sarà lo stesso, però. No, vedete perché no, non mi sento tanto in forma oggi. Ormai ho perso, non credo più in me stesso. C'è la mia nemesi qui tra il pubblico e. Sono un po' spaventato, sono un po' agitato. Hai tu oggi il master, Yoshi. Quindi devi lanciare tu la partita, Mario. Che ho fatto? Devi lanciare la partita tu. Okay. Oggi lancio tu. Lanciata. Lanciata. L'ho lanciata. Ecco, vedi, mi sei più carico. E va. Allora ragazzi, se avete delle domande, alzate la manina. Io vengo da voi, domande scomode però, non tipo qual è il tuo colore preferito, cose così. Merda! Vedi, vedi che ora hai imparato a. Umberto, vogliamo già partire con le domande assolutamente sì, per darti una chance di vincere. Allora, come ti chiami? Alessio. Allora, vabbè, due domande in una. Una. Dopo ci fai giocare? Sì, sì, penso di sì. Allora, la mia domanda è la seguente. Se il fumetto sta a Blankets, inteso come primo fumetto da consigliare... Aspetta, ti fermo subito perché non è il primo fumetto da leggere in assoluto, è il primo fumetto da leggere se vuoi iniziare con qualcosa di più serio. Okay. Comunque vai avanti con la domanda. No, finisce da un'altra parte la domanda. Con videogiochi invece cosa mi consigli? Ah, esatto, cioè il fumetto sta a Blankets, come videogioco sta a? Sai che non lo so, è una bella domanda. Boh. Non è una gran cosa. Forse un platform, ti consiglio di giocare a un platform perché è ben impegnativo e puoi andare sempre più su. Vabbè, io so cosa giocare, però nel senso. Ah, che cazzo lo chiedi a fare? No, cosa consiglia Dario Moce? Consigli per capire. Ah, vabbè, io Rayman Origins Legend, la saga, oppure un Galaxy, Super Mario 1, 2, sono comunque platform moderni per iniziare, se vuoi qualcosa di più nuovo, ecco. Ok, grazie. No, che bastardo. Hai visto all'ultimo, ma 2 secondi. Allora, questo è Mega Man. Attacco speciale, ovviamente in combinazione con la direzione. Salti con entrambi, X e Y. Questo schivi, con questo fai la presa. Nel frattempo, prima di chiedere a Fabio se ci sono domande, lo chiedo a te se vuoi dire qualcosa della vita, un attimo di traccio. Va pissima sola, base. Però dai, io scrivi lo schema e lancio la panca così tanto scarica per favore, grazie. Scusi. Puoi chiedere qualcosa, Dario, già che sei qua? Chiediti qualcosa di come. Vieni al VGP dell'anno prossimo. Non lo so, se mi chiamano volentieri. Secondo me il manga perfetto per iniziare non è One Piece. Indovina un po' qual è? Già fatto per te. Grazie. Dragon Ball, è inutile fare tante storie, lo sapete tutti che è Dragon Ball, basta. Vai Fabio, in tutta la partita iniziamo a disturbare. Perché c'è? Eccoci. Perché c'è? Abbiamo la CPU purtroppo. Come mai c'è il terzo giocatore? Vabbè, insomma, più o meno il risultato è lo stesso. Va bene, come ti chiami? Sebastiano, e una domanda, anzi, tre domande in una. Idolo nella vita, idolo fumettistico e un idolo in generale. È bello questo perché è difficilissimo rispondere non a una ma a tre domande insieme. Vai! Vai, dimmi. Sono idolo nella vita, idolo fumettistico e idolo in generale. No, Kurosawa.
Tutti e tre. No, nella vita Corrado Guzzanti. Va bene, grazie. Anche al terzo però. Che in generale. In generale? Musicista, autore di film. Un gruppo sono nella vita, penso. È dello Storetese. Va bene, grazie. Come sta andando la partita nel frattempo? Che non lo so se... Malissimo? Tanto mi caccia via col braccio. Fastidio totale, basta, non gli chiederò mai più niente. C'è qualcun altro che vuol fare una domanda? Se alza il braccio Fabio andrà a intercettarlo. Niente, oggi il pubblico... Chi era il primo che è salito? Ah, va, no, lui è il primo che è salito. Guarda che, aspetta. Oh, scioccaggio. No, non gliene frega niente. Non gliene frega, è andato via offeso per aver perso. Dario, chi sceglie? Non lo so, chi sa giocare però, chi sa giocare. Esatto, uno bravo. Deve essere veramente un campione. Ma lui, che sembra anche Little Mac. Ciao amico mio. Ciao. Siediti. Come ti chiami? Davide. Davide, hai detto che sei un campione. Non sono un campione, sto giocando. Va bene, dai. Andiamo subito con le bugie. La prima bugia subito così. Aspetta, togliamo la CPU, credo che lo debba far tu Dario, giusto? Ah, la tolgo, la tolgo. È inutile, scegli pure il personaggio che vuoi. Fatto. Quante ore di gioco hai su Smash Bros? Su Smash Bros? Non lo so perché lo devo andare. Okay. Gioco da quando è uscito. Giochi da quando è uscito. Ma secondo me c'è uno sfidante serio Dario. Cioè da quando è uscito per Nintendo 64? Sì, non ha mai smesso. Ah, quello qui. Allora, porca trave sta luce. Che cazzo si toglie? Ok, non so se mi si vede bene. Penso di sì. Allora, sono le 9. Siamo partiti da Lucca alle 4. Ho detto, partiamo alle 4 il pomeriggio, così arriviamo lì tranquilli. Non c'è tanto casino. Figa, tutti sono partiti alle 4, cazzo. Tutti! Puttana Eva! Una coda immonda, mi ha messo 5 ore a fare 300 km, mortacci loro, mai più. Volete un consiglio ragazzi, il Lucca Comics è bello, è veramente bello, ma è bello da vedere il giovedì e il venerdì, sabato e domenica aboliti, mortacci loro, vaffanculo.